Siamo in pieno consiglio comunale, mentre si doveva affrontare il punto relativo alla, all'autorizzazione integrata, al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per Acciaierie d'Italia, ecco che improvvisamente la maggioranza aula e non ci sono più i numeri. Guardate i banchi vuoti, completamente assenti, uno schiaffo agli ammalati di cancro, a chi vuole parlare di Ilva, a chi vuole difendere il sacrosanto diritto alla vita. E abbiamo affisso un cartello: PD e pseudoambientalisti, ecco Pelillo il vostro esperto nominato dal sindaco Melucci. Pelillo, quello che negava, affermava che l'Ilva non inquina più e che quei fumi erano soltanto vapore a. Dicevo, siamo con Massimo Battista. Allora Massimo, un vuoto enorme di questa maggioranza. Spettacolo indecoroso, Luigi, qualora ce ne fosse bisogno. Oggi qualcuno ha portato come scorta qualche associazione per vedere lo spettacolo che ci hanno presentato. Hanno abbandonato l'aula, non avevano innanzitutto i numeri per approvare l'ordine del giorno sulla discarica vergine, erano 12 in aula quando c'era bisogno di 17 persone per poterla portare a casa, e poi sulla discussione sulla rivisitazione dell'aria, che volevo ricordare è scaduta il 23 agosto, nonostante questo, dove ArcelorMittal non ha ottemperato alle prescrizioni, oggi questi qua presentano un ordine del giorno, a differenza di quello che avevano presentato un mese fa, dove parlavano di arretramento dello stabilimento, parlavano di decarbonizzazione. Un'Ilva più piccola, come più diceva il sindaco. Questi, Luigi, prendono per il culo i cittadini d'Italia. Io prego, e lo dico con il cuore in mano, Luigi, vi prego, chiunque abbia con me amicizia sui social, per favore toglietela, perché voi siete venduti fino a midollo osso. Voi vi siete accomodati, siete saliti sul carro dei vincitori e avete sistemato mogli, fidanzati, amanti, parenti e amici. Siete scandalosi. La cosa grave, anche i pseudoambientalisti parlano tanto di ambiente, Luca Contrario, Antonio Lenti, completamente assenti. Vogliamo farvi vedere questi vuoti, vuoto dell'aula, un fatto gravissimo che non sia presente, che al momento opportuno escano dall'aula. Penso che questa maggioranza abbia fatto il suo tempo, e noi con le immagini che vi stiamo mostrando abbiamo nel corso del consiglio comunale mostrato questo scempio, un'amministrazione assente, i consiglieri di maggioranza, banchi vuoti, assenti gli assessori e il sindaco.